fisseremo le stelle nella volta celeste e, ritrovandoti splendente, non avremo paura, perché sapremo che riposi tra i giusti. Ogni giorno mi si spezza il cuore. Antonio Cera era entrato in finanza a 21 anni e dal 2007 aveva prestato servizio come capo pattuglia del gruppo Tutele Entrate presso il nucleo di polizia tributaria di Catanzaro. Una carriera brillante che gli era valsa numerosi riconoscimenti e attestati di eccellenza, l'ultimo il 24 marzo 2022. Un encomio solenne per il rilevante apporto professionale e personale e l'efficace azione di servizio nella complessa indagine che ha consentito di ricostruire gli affari illeciti dell''ndrangheta vibonese nel settore degli idrocarburi, l'inchiesta Petrolmafia S.p.A. A Catanzaro lui si era sempre occupato di grandi inchieste. Oltre a Petrolmafia aveva lavorato ad altre, diciamo, inchieste sempre collegate alla polizia giudiziaria che l'avevano impegnato tantissimo, nel senso che lui era proprio uno studioso appassionato anche del suo lavoro, quindi continuamente approfondiva. Lui amava davvero quello che faceva. Sarà lui il test chiave per la procura nel procedimento penale che si apre a Vibo Valentia nel dicembre 2021 e che vede alla sbarra decine fra faccendieri, imprenditori, broker, prestanome e uomini di fiducia di Luigi Mancuso, il potentissimo boss di Limbadi, anch'egli imputato nel processo. Lieutenante Cerra aveva una conoscenza molto specifica, molto dettagliata, sulla quale e alla quale io potevo fare riferimento, potevo fare ricorso. Era una grandissima risorsa per me. Io mi sedevo da questa parte della scrivania e luogotenente all'altra e gli chiedevo di spiegarmi di che cosa stavamo parlando. E con una pazienza, diciamo, di un certo spessore, me lo spiegava e me lo ripeteva, si capiva che in qualche maniera il messaggio non arrivava e quindi mi aiutava a comprendere come poteva evolvere la nostra attività di indagine. Ma qualcosa va storto. L'11 maggio 2022 il maresciallo Cerra è atteso in aula per il controesame da parte degli avvocati difensori. Invano. Il suo corpo senza vita viene ritrovato nella casa al mare della famiglia, a Pizzo Calabro. Aveva 52 anni, una moglie, due figli ormai quasi ventenni e una bimba di soli 2 anni. Tutto fa pensare a un suicidio, dalla pistola stretta in mano alla vittima, alla posizione del bossolo e del proiettile, fino all'assenza di segni di effrazione e di colluttazione. E dopo un anno di indagini, il 31 luglio 2023, la procura di Vibo chiede l'archiviazione del procedimento a carico di ignoti. Ma la famiglia si oppone. Io non ho mai creduto alla lettura che è stata fatta di questa vicenda, perché ci sono stati tantissimi aspetti proprio nelle fasi iniziali delle indagini che sono stati lasciati, osservati in superficie o addirittura tralasciati completamente. I carabinieri di Vibo, con tantissimo ritardo, rilevarono che effettivamente risultava la presenza della sua macchina in un luogo sperduto di Pizzo, in una viuzza stretta di campagna, che poteva essere compatibile, diciamo, con un graffio lunghissimo che c'è sulla fiancata della macchina e che prima non c'era. Così come hanno tralasciato l'acquisizione delle telecamere, così come non abbiamo ancora noi i risultati dello stub, è un'altra cosa abbastanza incredibile. Il nostro desiderio sarebbe quello che questo approfondimento sia compiuto in uno con l'ufficio di procura, perché entrambi cerchiamo la verità. È morto un giovane, validissimo servitore dello Stato e si deve capire se davvero si è suicidato e noi non abbiamo elementi in questo senso. L'11 di maggio di 2 anni fa Antonio non è più tornato a casa. È partito al mattino presto, ha accompagnato il figlio in stazione,
Poi ci arriva una telefonata che non si era presentato al tribunale. Insomma, poi sono venuti a casa, ci hanno detto che Antonio era morto. Una messa in scena, una costrizione al suicidio, una induzione al suicidio, non lo so.